Un incontro con Stefania Craxi, quello di giovedì 12 novembre a Matelica, che ha rispolverato la memoria di una crisi diplomatica avvenuta sotto il governo di Bettino Craxi. Stefania Craxi, con la docente del diritto internazionale Cinzia Di Paolo dell'Università di Camerino, Gianmarco Chiocci, direttore del quotidiano romano Il Tempo, presentati dal consigliere comunale Casoni e dal sindaco del Priori e coordinati dal giornalista e consigliere Pietro De Leo, hanno affrontato la vicenda raccontata nel libro La notte di Sigonella, edito per Mondadori a cura della Fondazione Craxi. Nella famosa notte di Sigonella si svolsero le trattative tra Italia e Stati Uniti e si presero importanti decisioni che evitarono il protrarsi di una crisi internazionale. L'11 ottobre 1985 Craxi telefona all'ammiraglio Martini, direttore del SISMI, riportando la richiesta degli USA di far atterrare all'aeroporto militare di Sigonella un Boeing egiziano dirottato da F-14 americani. Dentro c'erano i due negoziatori palestinesi Abu Abbas e Hani El Hassan, nominati da Arafat, i quattro dirottatori della nave Achille Lauro, un ambasciatore del governo del Cairo e forze di sicurezza egiziane. Stefania Craxi, riguardo questo pezzo di storia italiana, ha paragonato il padre Enrico Mattei per il coraggio nel guadagnarsi autorevolezza nella rete di rapporti economico-politici del Mediterraneo. Per spiegare la notte di Sigonella, però, bisogna tornare indietro, appunto, al dirottamento della nave da crociera Achille Lauro, il 7 ottobre 1985 a largo dell'Egitto, da parte dei quattro guerriglieri del Fronte per la Liberazione della Palestina, un gruppo radicale dell'OLP, l'organizzazione guidata da Yasser Arafat, che chiedevano la liberazione di circa 50 palestinesi detenuti in Israele. Notizia di pochi minuti fa, il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone. I quattro del FLP, dopo le negoziazioni tra governo italiano e Arafat, che fece da mediatore, si imbarcarono due giorni dopo su una motovedetta diretta in Egitto e da lì in un aereo diretto a Tunisi. Il dirottamento dell'Achille Lauro ebbe una vittima, di cui si seppe solo dopo gli accordi tra governo italiano, Arafat e dirottatori, il cittadino americano di origine ebrea Leon Klinghoffer. Alla notizia, gli Stati Uniti decidono di intercettare con degli aerei militari il volo che stava portando a Tunisi i quattro dirottatori e i due mediatori. L'11 ottobre 1985, gli Stati Uniti obbligarono l'Italia a dare l'ok all'atterraggio dell'aereo egiziano a Sigonella. I VAM dell'aeronautica e i carabinieri circondano l'aereo atterrato sul suolo italiano in difesa dei passeggeri. I militari del Delta Force sbarcarono guidati dal generale Steiner, si piazzarono in un terzo cerchio concentrico intorno all'aereo. La situazione era critica. Venne risolta in concitate ore di trattative tra Bettino Craxi e Ronald Reagan durante la notte. Craxi riuscì a ottenere la custodia dei mediatori e dei dirottatori, che furono incarcerati. I mediatori palestinesi vennero invece lasciati liberi di volare verso Belgrado. Alcune settimane dopo la crisi di Sigonella, lo strappo diplomatico tra Stati Uniti e Italia sembrò ricucirsi con una celebre lettera del presidente Reagan che iniziava con un «Dear Bettino». Quella è stata una grande tragedia. Klinghoffer è stata l'unica drammatica vittima di quella storia. Dopodiché non è assolutamente vero che Craxi non ha punito i colpevoli dell'assassino di Klinghoffer. Non è assolutamente vero che intendeva lasciarli impuniti, tant'è che i responsabili del sequestro dell'Achille Lauro e dell'assassinio del povero Klinghoffer sono stati arrestati dai carabinieri, processati dalla magistratura italiana a Genova, perché Genova era il territorio di competenza. Tutti concordi nell'incontro di Matelica nel definire un punto di svolta il caso diplomatico di Sigonella, forse uno dei rari casi in cui si affermarono l'indipendenza di giudizio e la potenza dell'Italia in campo internazionale. Lunghissimo rapporto, comunque preferenziale, che c'era tra il governo italiano, non solo Craxi, ma soprattutto Andreotti, e prima ancora Moro, con il famoso Lodo Moro, con quest'area palestinese, che si è, diciamo, dagli anni 70 fino, insomma, ai primi anni 90, magari forse fine anni 80. Io penso che la politica italiana ormai conta pochissimo, la politica diplomatica, la politica economica, la politica proprio, cioè noi ovunque andiamo contiamo veramente poco. Abbiamo parlato dei Marò, possiamo parlare dell'immigrazione, insomma, di come siamo stati trattati, di come ci trattano.
dei successi che noi tiriamo fuori, ma che sono dei successi clamorosi. È ancora affermato che il governo italiano in quel caso agì fermamente e Craxi ricompose la crisi di governo, facendo valere l'Italia come interlocutore internazionale secondo principi assolutamente sacrosanti. Tutto questo inquadramento, quanto impedisce ad uno Stato di difendere i propri diritti e di difendere le proprie prerogative? Allora, guardi, il contesto internazionale dal punto di vista giuridico non è cambiato affatto, perché c'è un sacrosanto principio della Carta delle Nazioni Unite che afferma l'uguaglianza di tutti gli Stati di fronte al diritto internazionale. Stefania Craxi e Chiocci hanno affermato il legame tra la carriera stroncata di Bettino e l'affronto fatto agli Stati Uniti. Il Partito Comunista allo sbando, che non aveva un altro modo se non la via giudiziaria per andare al potere. Molti che hanno pensato di poterne approfittare da quella brutta storia hanno cercato di infilarsi, di approfittarne. Qualcuno grida alla Lega, urlava nelle piazze, ma insomma, una brutta storia, ma che all'origine ha questo grande scontro tra i poteri finanziari nazionali, ma soprattutto internazionali, di matrice anglosassone, quindi l'America c'entra.